Benvenuti a casa mia. Visto che il mio video scorso, insomma, Cheroncino e Fumè è andato oltre ogni più rosa previsione, questa settimana mi è capitato di vedere un video che ha postato Benedetta Parodi sulla carbonara. E visto che vi ho già detto che ho problemi a cucinare le uova, ma ho problemi a cucinare tutto, ma soprattutto le uova, questa sera... La cucino io. Il canale mio, aprite il canale tuo. Claudia cucinerà la carbonara e vedremo chi la fa meglio, se la coppia Lorenzo-Claudia oppure Benedetta-Fabio. Fabio Caressa, ovviamente. Se non avete visto il video, andatevelo a vedere. Quindi, Claudia, illustraci. No, la prova a fare. Ok. Abbiamo noi il guanciale. Dovevo lavare una prima? Aspetta. Il guanciale, ragazzi, perché... Dico, non si fa con la pancetta, non si fa con la pancetta, che andiamo a tagliare a dadoni grandi. E poi la mettiamo lì, ne taglio un altro del guanciale. Direi quasi tutto. Tutto? Tre fette? Certo. Ma come tutto? Certo, tutto. Tira via. Tutto. E lo mettiamo qui. So se è meglio fate riprendere o fate cucinare. Continuo io? Sì, mi sa forse che è meglio fate, infatti. Aspetta. Ma cambio. sì, aspetta, lavo le mani. Oh, c'è gente che aspetta. Eccoci che Claudia prende fuoco e finisce. Abbiamo dei problemi ai fornelli, come potete vedere. Facciamo soffriggere il guanciale, poi quando c'è da saltarlo lo salto io. Quante uova? Quante uova? Due uova che abbiamo qui. Sì. E fino a qua adesso ce lo devi fare. E fino a qua adesso questa questa è un'operazione che, tanto punizione per il Napoli, sembra che sono finite solo punizioni. Mi brucia un tanto, sì, che devo fare? Devi far veloce. No, ci ho messo quello bianco, dovevo e dove andavo se non mi ci messo la roba e c'è tutto bianco. Lo tolgo col cucchiaio, come fa? Aspetta, ma questo lo butto qua, poi lo levo col cucchiaio il bianco. Questo lo butto qua, deve stare qua. Sbrigati! Deve stare qua, top, vabbè, e questo va giù. Dopodiché... Adesso togli un po' di bianco. Adesso togliamo un po' di bianco. Si sta mischiando. Sì! Non ho parole. Intanto a Napoli Torino ancora 1-0, ma vi ricordo che con il mio voto posso cambiare o confermare il risultato. Quanto? Tanto. Basta? Tanto. Fai pepe. Aggiungiamo del pepe quanto? Tanto. Il vino che lo apri? Il vino lo apro io. Facciamo saltare il guanciale. No! 250? 100 like se faccio saltare il guanciale. 250? 250? Porca, 250, no? 9 e mezza, togliamone un po'. Se no la nazionale youtubers. Facciamo saltare il guanciale. Basta, posso saltare. Allora andiamo a controllare la cappa. Nel frattempo, se il tempo da aspettare è molto, si prende del ciauscolo, proprio parte della ricetta, che è un buon salame spalmabile tipico delle Marche, e ci si fanno dei gustosi intrattenimenti, diciamo. Però se la mia dieta, la nazionale youtubers, non fosse ferrea... Hai mangiato prima?
non fosse per Rea, prenderei del gioco. Va bene, caro. Sono sbagli. Tra l'altro, prossimo video faremo la vita senza ciauscolo. Faremo un mese senza ciauscolo. Non è possibile, perché per noi marchigiani, almeno una volta a settimana, due, tre, ciauscolo. Dai, non riusciamo a capire, come molti di voi non lo conoscono, vi consigliamo, prendete il ciauscolo. No, ha suonato. Guarda, è un po' addente. Dai, va bene. Benvenuti nella mia cucina. Ma è la mia. Wow, quanto hai. Ma no, Lorenzo, fai cascare tutto. Lorenzo, e te ne prendi di meno, io non c'ho parole. Si mescola. Si mescola. Posso far saltare? Ti fa saltare io dalla finestra! Qui puoi saltare! Ed ecco! La carbonara! Oh! La mia! Ero presa, ero presa! Sì, parmigiano! Basta il pepe, ma che ci metti? Tanto, mi piace! Mescolatina! Mescolatina! E ragazzi, siamo pronti per impiattare! Impiatto io, perché te già mi pare che... Ecco qua, la carbonara di Lorenzo e Claudia. Quindi mettete un like se preferite questa, quella di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Mettete un like se preferite quella di Benedetta Parodi. Da questa di Claudia. Mettete comunque un like, ragazzi. Ci vediamo domani sera, che farò la formazione per il Fanta Canta, ok? E poi la prossima settimana, ragazzi, continueremo con i consigli del fantacalcio e anche con qualche video culinario, se si può dire culinario. Come in culone, come Kuluseschi. La andiamo ad assaggiare. Brava Claudia, ottima. Ovviamente il mio supporto ormai, Lorenzo cooking cooking tube.